28 marzo, buon pomeriggio da Luca Scattarella. La guerra Russia-Ucraina, l'esercito ucraino e la resistenza liberano le città conquistate dai militari russi. La nostra Irpin è stata liberata dal male di Mosca. Gloria all'Ucraina. Con queste parole, Mark Shupin, sindaco della città a pochi chilometri da Kiev, ha esultato su Telegram dopo l'allontanamento delle truppe russe dalla città. Intanto, dopo 33 giorni di guerra, cresce l'attesa per i nuovi negoziati tra Ucraina e Russia, previsti per domani dalle 9 di mattina in Turchia. Il presidente ucraino Zelensky apre alla neutralità, ma non al riconoscimento del Donbass. E nel pomeriggio c'è stata una nuova telefonata tra il presidente del Consiglio Draghi e il presidente ucraino Zelensky. Al centro dei colloqui gli sviluppi sulla guerra con il leader ucraino, che si è lamentato per il blocco dei corridoi umanitari imposti dai russi. Draghi ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano al popolo ucraino e la piena disponibilità dell'Italia a contribuire all'azione internazionale per porre fine al conflitto. Cronaca: ad Empoli è stato ritrovato il cadavere di un giovane straniero in un container della raccolta differenziata presso un'azienda cartiera. A dare l'allarme è stato un operaio mentre era intento a svuotare il container utilizzando una gru. Sul cadavere del ventenne non sono state rinvenute lesioni mentre è stata disposta per domani l'autopsia. È polemica sul concorso per docenti della scuola media superiore. 8 concorrenti su 10 sono stati respinti. Sotto accusa il sistema della selezione basato sui quiz, spesso denunciano i sindacati, con quesiti che nulla avevano a che fare con le discipline delle cattedre messe in concorso. È giallo sul presunto schiaffo farsa sul palco degli Oscar dell'attore Will Smith al comico Chris Rock dopo l'infelice battuta sulla calvizie della moglie dell'attore, colpita da alopecia. Per alcuni media statunitensi si tratterebbe di una vera e propria messa in scena, dato che l'attore aveva riso dopo la battuta del comico, mentre per altri lo schiaffo non ci sarebbe stato realmente. Lo sport è arrivata poco fa la conferma del CT Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Ho parlato in questi giorni con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto, ora prepariamo l'europeo. Anche il difensore Bonucci sul proprio profilo Instagram ha dichiarato di voler continuare il suo percorso con la maglia azzurra. Intanto questa sera gli azzurri tornano in campo contro la Turchia dopo la sciagurata eliminazione dai mondiali in Qatar 2022 ad opera della Macedonia del Nord. È tutto, grazie per averci seguito.